Ah, rieccovi sul canale di Ivan Ridoni. Salve a tutti ragazzi, bentornati. Allora, siamo al quarto episodio di Super Mario Land 2 Deluxe. Abbiamo appena battuto i maialoni dentro al robottone di Mario e adesso siamo pronti per affrontare un nuovo mondo. In questo caso questa tartarugona allegra e sorridente. Questo è un mondo perennemente acquatico, non so se si era notato, ma io per sicurezza ve lo dico, non si sa mai. Vai così, primo livello. E splash dentro l'acqua. Nei giochi di Mario, anzi proprio nei videogiochi in generale, ho sempre apprezzato i livelli acquatici. Mi davano un che di rilassante. Che poi da notare che la musica principale è sempre la stessa, solo riarrangiata nei vari, come si dice, per le varie ambientazioni. Anche questi qua sono tutti pesciolini che si incontrano su Super Mario World. Magari gli squali pugili no. Però quei pesciolini che abbiamo visto sì. Vediamo se qui ci dà un nuovo bonus. Niente. Il pesce che suda sott'acqua è bellissimo. No, neanche un bonus. Attenzione. Qui però aspetta qualcosa. Un blocco nascosto. Forse possiamo farlo apparire dall'altra. Porca miseria, fregato due volte allo stesso modo. Che vergogna. Ma quindi vuol dire che se adesso io devo ripassare qui sotto, in pratica mi devo risorbire un'altra volta quel maledetto squalo. E come ci arrivavo qua? Ah, probabilmente col cappello da coniglio ce l'avrei fatta. Bannaggia! Vabbè, incrociamo un secondo le dita per questo maledetto squalo. Ah no, non c'è più. Sì che c'è. Ok. Da piccoli è più semplice infilarsi nei posti piccoli. Non per tutte le circostanze. Che bestia che sono. Saltellando allegramente lungo la superficie, troviamo la campanella del primo checkpoint. Del primo checkpoint. Porca puttana! Che morte imbecille! Meno male che avevo appena toccato il checkpoint. Credo. Sì, ok. Stupido coso spinoso. Maledetto. Ce la faccio ad arrivare lì sopra? No, questo livello l'avrei dovuto riaffrontare col cappello da coniglio. Calma, non facciamoci prendere dal panico. Non farti prendere dal panico, Edgar! Sta arrivando lo squalo, mi sto facendo prendere dal panico. Ok. Tu guarda. Poi per prendere le monete, cioè sai, neanche a dire. Qui c'è qualcosa, vero? Un fungo. Mi prude la schiena. Ah, un momento, investo tutti i cavi e i cavetti. Mi portavo appresso tutto. Oh, qui non ce la faccio, vero? No. Va bene, passiamo sotto. Ciao, maledetto squalo. Cosa vorresti fare, pezzo di fango? Tu ripassi sopra, vero? Calma, facciamolo passare. Perché tanto quello, in un modo o nell'altro, riesce a trovare il modo per colpirmi. Quindi noi lo prendiamo estremamente alla larga. Estremamente allarga. Bene. No, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ah, però qui possiamo passare. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivare. Un sacchetto di monete. Ti pare che non mi prendeva vaffanculo, vai. Oh! Tanto lo so dove vado a finire. Oh! Bello! Primo livello andato. Non stavo dicendo nulla a quello squalo lì sotto. Mi serve un bonus potente. Mi è uscita molto. Molto. Grr. Mi serve un bonus potente. Grazie. Mi era uscito un po' frufru. Mi serve un bonus potente. Fiore del fuoco. Qui c'è una balena tutta addormentata e noi andiamo dentro questo sottomarino. Sottomarino schiantato, abbandonato. Oh, pesci scheletrici. Ah. Ti posso uccidere? Non posso uccidere nessuno! Una volta, quando sui vecchi giochi di Mario trovavi il fiore del fuoco, eri forte, ammazzavi tutti quanti. Qua sono tutti quanti indifferenti alle palle di fuoco. E tu a che servi, invece? Qui c'è un bonus? Niente. Se la lancio qui sotto, che succede? Un bel piffero di niente. Facciamo passare questa lisca. Che fine ha fatto lo squalo pugile? Tranquillo, non.
Non è che mi mancavi, era più che altro per curiosità. Occhio a questi ricci. Qui sotto c'è qualcosa, vero? Sì. Che mi dai, che mi dai? Oddio! Proprio a tiro di un cannone. Niente, solo una misera moneta. Ah, ok. Sì, mi chiedo cosa ci faccio qui col cappello da coniglio, effettivamente. Ma nuoto più in fretta, nuoto. Fantastica questa cosa. Bene, bene. Facciamo solo attenzione. Ah, cannone. Monetina, sfiora il riccio per un pelo. Monetina. Piano. Vediamo cosa c'era qui, eh. Nulla, non so se magari lanciandoci un guscio. Non lo sapremo mai. Stiamo a 1000. Ah, non possiamo andare oltre le 999 monete, no? Allora no, non serve per pagare pegno alla fine del livello. Però, ah, no, no, no. Ok, come non detto, ho visto che ci sono in giro per la mappa dei livelli che ti fanno ottenere dei bonus in cambio di soldi. Quindi sicuramente serviranno per pagare questi livelli bonus. Anche questi qui vengono presi di peso da Super Mario World, le ricordo, con gli spuntoni. Ho una stella. Dove ci andiamo con questa stella? E 4, ancora una. E checkpoint per noi. Comunque, salvo complicazioni e vite perse in modo stupido, c'è da dire che il gioco prosegue molto molto fluido, eh? Non è che ci sono particolari intoppi o zone dove ci incastriamo. Certo, magari un paio di vite le abbiamo perse, però nulla di insormontabile. È un gioco che si fa giocare con molta tranquillità. Ora mi sono bloccato io, naturalmente, vero? No. Un altro sacchetto di monete, ma noi non ci possiamo fare nulla, siamo al massimo. Quando torneremo sulla mappa, in caso andremo a vedere uno di questi livelli per vedere come possiamo investire questi soldi che abbiamo guadagnato. O come possiamo sprecare questi soldi che abbiamo guadagnato. Un filo labirintico questo livello, eh. Attenzione, piano piano. Facciamo con comodo e via. Attenzione allo spuntone. Non so se toccandolo di lato mi danneggia o se devo prenderlo per forza proprio di punta in testa. Oh, ok, perfetto. Arrampichiamoci su queste pedane. Queste pedane vanno su, 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 su. E noi invece prendiamo il bonus. Andiamo subito alla cieca, vediamo che prendiamo. Il cappello da coniglio. Perfetto. Turtle Zone, ci aspetta. Ah, siamo a livello finale, dentro la panciona della balena. Non sono riuscito a capire cosa fosse quel coso con lo scafandro. Ah, è un Goomba con lo scafandro, credo. Oh, piano, che qua si cade. Inquietante ma lineare anche questo livello, eh. Eh no, dai, ti stavo a prendere. Va bene, checkpoint. Questi sono succhi gastrici. Non so quanto sia il caso. Ah no, possiamo nuotarci. Ok. Tu vattene gentilmente che vorrei vedere cosa c'è lì sotto. Ah, però aspetta, noi possiamo anche. Oh, fantastico. Quello mi danneggia? Non lo so. A posto, risolto. Sapete che c'è? Ma io veramente quasi quasi mi tengo le palle di fuoco. Sarei curioso di fare una prova per vedere se toccando questi spuntoni perdo potenza, ma. Dai. Ah, torni pure indietro, vigliacco.
No, ma mi sa che non mi fanno nulla questi spuntoni. Vogliamo rischiare? No, dai, siamo a livello del boss e già siamo stati colpiti. Evitiamo. E cerchiamo di arrivare dal boss almeno col fungo. Goomba! Anzi, questo per la precisione sarebbe un paragoom. Va. Vai. Ci siamo? Perfetto. Una trappola per polipi? Esatto. Dunque, ora non so se... Ok, basta saltargli sopra. Non so se vale solo quando siamo in superficie. Aspetta. Sì, a posto così. Altra monetona per noi. Comunque, ragazzuoli, stiamo a 11 minuti. Ma facciamoci un altro mondo, dai, altrimenti queste puntate sono veramente troppo, troppo brevi. A questo punto, sì, penso, mancano due monetone. Io penso, ecco, l'ultima parte magari ce la facciamo tutta insieme. Le ultime due parti. Ah, ecco qua. Vediamo un po' se me li scommetto tutti e 999 che succede. Oh mamma. Ho pagato 5 vite, 999 monete. Evviva il gioco d'azzardo! Mi raccomando, non giocate mai d'azzardo, perché c'è sempre da perdere. Questo è il primo livello, quindi... qui vado da Wario. Eccolo lì dentro che... no, non posso entrare. No, andiamocene. Wario che corre per il castello, vabbè. Ci mancano due monete. E dove cavolo le vado a trovare le due monete? Ah, qui a destra. Che c'è? Ah, no, 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 che cavolo dico? No, no, via, 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 via. Non ci stavo pensando. Dobbiamo trovare gli ultimi due mondi. Qui è da dove siamo venuti. Quello è l'albero castello. Questo era il livello a caso. Ah, questo! Ma siamo diventati piccoli, siamo diventati. Macro zone. Ok, dai, sono tre livelli, quattro livelli, facciamoceli. Oh, formichine. Cioè, formichine. Sono in formato. Ma pensavo di poterci saltare sopra. Ok. Non saltare sopra quello che ti lancia la formichina. Qui c'è qualcosa? No. Beh, non lo sapevamo, adesso lo sappiamo. Quindi, stupida. Chissà se lì sopra ci si poteva salire. Oh, oh. Dovremmo essere dentro una... No, non è un formicaio perché da quanto mi risulta... Faceva gli spuntoni, faceva! Ce la siamo cavata benino fino adesso. E stiamo dando il peggio di noi. Questa è lava, quindi non va toccata, anche se però lì sotto ci sono dei bonus. Ecco, me ce può fregare una volta, me ce può fregare. Io ho visto che qui c'era una piattaforma, eccola, vediamo se passando qui sotto riusciamo ad arrivare. Ah! L'ho persa! E dai! Su, 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 su! Ok. Qui ci sarà un fungo? Meno male. Ma non mi dica che... Ah, beh, no, perché se si poteva entrare da qua veramente rosicavo. Tre monete, tre monete. Pure a vite. Qui c'è un forziere, che cosa mi dai? Benissimo. Abbassiamoci. E ok. Mi sento molto... E tu che cosa sei? Una formica armata. Schiva per un pelo e tiè. Piace. Sento qualcuno che urla fuori. Un altro cappello da coniglio, prendiamolo. Che poi non so se... No, effettivamente in questo gioco non ci sono neanche i punti. Ah, lì sotto invece... Ho fatto un grosso errore.
Tu c'hai le punte? Sì. Yeah. Trappola mortale? Yeah. Rischiamo tantissimo. Yeah. Ok, dai, prendiamoci il fiore, così possiamo cominciare a demolire. Ma porca miseriaccia. Ma guarda che cazzo di... Fanculo, va. Ah, beh, meno male, avevo preso la campanellina. Oh, mamma, almeno questo. Quindi qui dovremmo ritrovare, esatto, la carota. Stavolta niente strafalcioni, eh. Proseguiamo per la nostra strada, tanto abbiamo visto che tesori particolari non ce ne sono. Però aspetta, qui? Qui che c'è? Anche qui servirebbe il fiore del fuoco. Salto a trivella non possiamo farlo, e allora pazienza, andiamocene avanti. Incuranti di tutto ciò che ci circonda. Ci siamo. Siamo andati a morire veramente a un passo dalla fine del livello. Pom! Vai, alla cieca! Vedi? Vedi quando vado alla cieca che prendo? Prendo le vite! Pom, qual era quello da tre? Yes! Abbiamo recuperato le vite perse. Secondo livello. Cerchiamo di tenere un buon passo. Tanto le formiche non è che ci danno punti se le uccidiamo, quindi... Dai, prendiamoci il fiore del fuoco. Io non capisco come saltano fuori queste stelle. Forse se uccido... Ah, è così, quando arrivo alla fine del conteggio dei nemici, ci regala una stella. Quindi, ok, in teoria varrebbe sempre la pena ucciderli. E abbiamo anche rimediato un bel po' di vite, eh. Ciao, pesciolino. Bastardo. Per un pelo. Facciamo attenzione, ricordiamoci che Mario Coniglio penso che sia, nuota più velocemente rispetto alle sue condizioni normali. Vattene, ok. Tutto a posto. Qui dove andiamo? Ah, no, no, no. Queste orecchie fanno molto le veci. Oh, un'altra stella. Della coda da procione su Super Mario 3 e del mantello su Super Mario World. Checkpoint. Pesci? Dove siete quando mi servite? E ho fatto in tempo a prendere anche una vita. Oppla. E vai a fare in culo, vai. Dai, su. Ero convinto che mi avrebbe colpito. Questi sono dei moschini che scappano. In genere quando ci sono queste scalette. Eh sì, significa che siamo alla fine del livello. Bene. Ok, ripetiamo il tentativo di prima. Andiamo alla cieca. Così. E vai. Ah, ok, pensavo fosse la pinza. Vabbè, è uguale, abbiamo preso un cappello da coniglio. Bene, bene. Ok, ancora un livello e poi siamo dal boss. Qui che cosa ci dai? Perfetto. Io me la faccio in volo. Vabbè, però così non c'è gusto, dai. E poi, che faccio? Perdo tutte queste monetine? Eh no, eh. E voi? Figo! E mo qua che mi invento. Ah, se resto vicino non esce, credo. Non lo so. Ah, però volendo potrei anche sì rimanere abbassato. Niente, avanti allora. Qui? Qui sì. Vabbè, niente, palle di fuoco. Oh mamma, cosa ho fatto? Ma se passassi sempre qui dentro? Tu che fai? Scendi? No.
Ma pensa te, se avessi tenuto tutti questi mostri, avrei potuto ottenere altre vite. Poi ci si mette anche l'imprecisione dei tubi. Checkpoint! Stavolta le becco, fuoco e fiamme. Niente, andiamo avanti. C'è un modo per salire? Sì. Ok. Ah, siamo davanti al camino. Facciamo Babbo Natale al contrario. Entriamo nel camino. E cominciamo ad arrampicarci per la canna fumaria, immagino. Avevo visto che era una tartaruga? Eccola, dico. Oh! Distrutto in due colpi in uno. Eccoci qua, perfetto. Facilissimo. Bene così. Pom! Vai, alla cieca. Oh, conviene per davvero farlo alla cieca. Tre vite, perfetto. E dovremmo essere a livello del boss? Perfetto. Penso, vedi, in una puntata possiamo fare due mondi. Libri. Vai, prendiamoci il fiore. Vita. Oh! Pezzo di fango, ti volevi rubare la vita, ma come lo usi? Facciamo attenzione qua. Bisogna prendere bene le misure. Ok. Poi non ho mai capito, ci sono dei mondi in cui Mario sembra essere piccolissimo, non so se veramente è lui che è piccolo o se questi oggetti che sono tutti quanti giganti. Qui non si può andare e allora... facciamo proprio un po' per uno, una volta col fiore di fuoco, una volta col... Oh, benissimo! E una volta col cappello da coniglietto. Pom, 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 pom. Pico! Vita! Oh! No! Vigliacco! Madonna santa Madonna! Checkpoint! Avanti così! Un'altra volta al fiore, va bene! No, aspetta, fammi andare a vedere che c'è sta qua sotto prima! Calma! Sono solo dei semplici tapirulan. Là. Adoro fare la doppietta. Oppla. Ci siamo. Boss. Ah, ok. Stanza libera, senza ostacoli. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Ok, bisogna fare attenzione da dove esce il topaccio. Il morte, non lo sapevo che poteva fare anche così. Penso manchi soltanto un colpo. Eppure a me mi manca soltanto un colpo. Arco disse. Vabbè, riproviamoci, dai. Vai, riproviamoci. Stavolta siamo solo con un fungo. Poi uno. Ah, ok, scende a prescindere alla metà del livello. Pensavo che cadesse nel punto in cui mi trovavo io. Oh! E là! Eppure questa è andata. Questa era la penultima, esatto. Ci manca solo un mondo per poter entrare nel castello di Wario. L'ultimo mondo dov'è? Forse alla fine di questa strada? Eh sì, però eccolo lì, esatto, sta lì a destra. Ok, però lo vedremo nel prossimo episodio. Chiudo qui il gameplay e vi do appuntamento alla prossima volta. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto ed iscrivetemi al mio canale. Ciao a tutti, un abbraccio!